Sono Nino Santoro, l'inventore della Gamira, questa nuova caffettiera dal design unico che si interpone tra la tradizionale moka e le moderne macchine elettriche allo scopo di fare un espresso ancora più ricco e cremoso. È una caffettiera in acciaio inossidabile la cui struttura è molto robusta. L'assenza di meccanismi al suo interno e la scrupolosa e rigida procedura di fabbricazione artigianale garantiscono la qualità e la durata nel tempo. Utilizza il normale caffè sfuso della moka. Questo consente a quanti lo desiderano di abbandonare cialde e capsule. La Gamira è stata ideata per la famiglia e si può usare su tutte le fonti di calore disponibili, dal gas alla brace fino a tutti i tipi di piastre elettriche. Il suo espresso è personalizzabile, economico, ecologico e viene erogato in pochissimi secondi. Ma vediamo come funziona. Questa vaschetta serve per dosare l'acqua. Ogni volta l'acqua finisce nella caldaia. Sotto la vaschetta abbiamo questa valvola. Tenendo la leva in posizione orizzontale, l'acqua non può scendere nella caldaia, quindi controlliamo la quantità. Metteremo mezza vaschetta per fare un caffè con questo braccetto. Vaschetta piena quando vogliamo farne due con quest'altro braccetto. Entrambi sono a corredo. Aprendo la valvola, l'acqua scende nella caldaia. Chiudiamo di nuovo la valvola. Se non chiudiamo la valvola, non si creerà pressione all'interno e l'acqua non potrà salire sul caffè. Mettiamo il caffè. Questa è una polvere per moka. Al supermercato potremo scegliere qualunque caffè per moka. Non si pressa, si pulisce il bordino e si aggancia. Metteremo la tazzina, accenderemo un fornello medio. Vediamo che il caffè esce subito. La Gamira è veloce e vedremo che da subito il caffè è anche cremoso. Eccolo, perché l'olio del caffè che abbiamo sui granelli, sulla polvere del caffè, viene trasformato in crema, non viene distrutto come accade nella moka. Mentre il caffè sta uscendo, possiamo anche cambiare la modalità di erogazione. Aumentando la fiamma, aumenta la pressione e sale più acqua. Se invece abbassiamo la fiamma, il caffè verrà meno liquido. A mezza tazzina possiamo già spegnere. Ecco, abbiamo interrotto la fonte di calore, il caffè continuerà ad uscire finché dentro c'è acqua e vapore. Possiamo fermare l'erogazione aprendo la valvola. In questo modo scarichiamo la pressione e il nostro espresso è pronto. Buon caffè a tutti!